l'idea di questa foto è nata un giorno per caso qui all'aeroporto Vincelli durante la conversazione con il comandante Mirko Zanotto della Ryanair Venice, che oltre ad essere un grandissimo pilota è anche un mio caro amico. E mentre stavamo conversando di varie cose, come una sorta di scintilla mi è arrivata questa idea di una foto particolare da realizzarsi sopra il bacino San Marco assieme a una maschera. Da un punto di vista fotografico si tratta di una prima assoluta, infatti prima di oggi non c'è memoria di una foto simile, di una maschera ripresa sopra Venezia, una città legata al carnevale in modo molto forte. Ho avuto la fortuna di incontrare Barbara Fattini, maschera storica del carnevale, una portatrice di messaggi importanti, e da questa unione di forze è nata questa iniziativa che vuole essere anche un messaggio di pace, di speranza. Il fattore meteorologico è un fattore importante perché avevamo bisogno di un cielo sereno e trovare una giornata di bel tempo in dicembre è sempre un po' difficile, ma su questo per fortuna abbiamo avuto l'aiuto di una cara amica, Stefania, che con qualche giorno di anticipo ci ha assicurato che proprio il 1° dicembre il cielo era buono e che potevamo procedere. Incontrandoci con l'amico Riccardo Reuter un paio di serate, pensando a cosa poter fare, quali iniziative poter lanciare, diciamo, per fare una cosa, diciamo, nuova per Venezia, Riccardo mi ha proposto questa idea, secondo me molto, molto bella, molto caratteristica del volo della maschera su Venezia. Da subito mi sembrava una cosa molto, molto particolare, penso che non sia stata ancora fatta da nessuno e così ci siamo avventurati. Abbiamo scelto una giornata bellissima come tempo meteorologico, un po' ventoso, ci ha complicato un pochettino, diciamo, le riprese da fermo, diciamo, dell'elicottero sul bacino San Marco, però penso che siamo riusciti a fare un buon servizio, grazie soprattutto all'esperienza di Riccardo e di tutti i partecipanti. Io ringrazio tantissimo la maschera, la persona che ha interpretato, diciamo, questo ruolo in modo molto bello, e spero che il lavoro che abbiamo fatto vi possa piacere. Grazie. Frequento il Carnevale di Venezia con le mie creazioni, le mie performance artistiche. Ho avuto il piacere di conoscere quest'anno Riccardo Reuter, che ha avuto una splendida idea di rappresentare questo momento nel periodo di dicembre come un momento, un messaggio di luce, ed è proprio il messaggio di luce
che io ho voluto portare quest'anno, nel 2013, al Carnevale di Venezia. Ho avuto quindi il piacere di partecipare a questa iniziativa e ho visto quindi questo mio momento non solo nella bellissima piazza di San Marco, ma proprio sopra alla piazza di San Marco, volando in elicottero. Sono stata ripresa e fotografata e ho avuto questo momento magico, questo immenso piacere. La mia maschera rappresenta Brigit, è una dea venerata in tutto il mondo, molte opere sono dedicate a lei. La più famosa, la più importante, è la Statua della Libertà che vediamo in America e rappresenta una dea triade, rappresenta la luce, l'illuminazione, proprio vista come illuminazione interiore, un messaggio di luce. E quindi è protettrice delle arti e questo è il mio messaggio per l'anno 2013. Da più di 30 anni partecipo al Carnevale di Venezia, ogni anno portando nuove maschere, mi ispiro a personaggi di favola, personaggi mitologici e ho coinvolto anche mio marito in questa iniziativa. Ogni anno quindi andiamo a Venezia per portare un messaggio che è in preparazione anche per l'anno 2014. Ho condiviso questa esperienza con Barbara del volo e della prima appunto maschera sopra Venezia. Condivido ormai da tanto tempo l'esperienza, anche se in maniera così mi associo alle creazioni che fa Barbara per interpretare ogni anno una maschera, una rappresentazione artistica diversa sempre a Venezia. E sono stato invitato a partecipare anche a questo evento, che è stata veramente un'esperienza, direi, quasi oltre ogni emozione, perché appunto oltre a condividere ogni anno le creazioni di Barbara, che appunto si svolgono sempre come manifestazioni qui a Venezia, partecipare a questo evento per me è stata veramente un'emozione grandiosa, perché sia per vedere Venezia dall'alto e sia per appunto vedere appunto la presentazione della maschera, sia con appunto chi l'ha ideata, del fotografo Reuter sopra Venezia. È stata veramente un'esperienza grandiosa. La prossima volta che parteciperò al Carnevale di Venezia con il nuovo messaggio, porterò nel cuore e nell'energia questa emozione forte, questa emozione grande che ho avuto di vedere Venezia dall'alto e di vivere questo momento come maschera, come messaggio di luce dall'alto. E ho partecipato a vari concorsi sia in Italia che all'estero, sono stata premiata in varie manifestazioni, ma questa è stata un'emozione veramente grande. Ringrazio Riccardo Reuter, il fotografo che ha colto questi momenti magici, irripetibili, e ringrazio Mirko Zanotto, il nostro pilota che ci ha portato sopra Venezia a godere di questo momento immenso che rimarrà per me sempre un momento di grande emozione. Grazie.